conduce Mara Venier. C'è domenica, c'è domenica. Grazie a tutti voi di essere a Domenica Inn. Boni, boni. Sono Mara Venier, versione transgender. E che sta a dire? Lo sa, eccala, venga Mara Venier. Lei è Mara Venier. Mara! Guarda questo! Questo poveraccio qua! Poveraccio. Doveva cantare Mara Mara, ma vista a me dice, mo che me canto! Mannaggia la miseria, maestro! Buonasera! Paolo Bonoli! Grazie! È un po'! Vieni, vieni! Paolo, un po' aria di casa c'è, dai. Ma senza dubbio. È vero? Senza dubbio, si sta bene, si sta bene. C'era una canzone, Aria di casa mia? Aria di casa mia. È vero, ma Aria di casa mia. Vediamo un po'. Se la ricordiamo, Aria di casa mia. Ma io c'ho il raffreddore. Di casa mia, una volta che sono andato via. Bravo. È vero, no? Era bella, così. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Però basta. Basta, bella. Per carità. Molto bella. Benvenuto. Bentrovata. Bentrovata. Grazie per essere a tutti qua. Voi. Paolo Bonolis, parleremo di tutto. Di quello che vuoi. Di tutto, ma parleremo anche di questo libro, edito da Rizzoli, uscito già da... È uscito da un mesetto. Devo dire che stanotte mi sono proprio immersa nella... Ti è piaciuto? Sì, mi sono anche molto emozionata. Sono contenta, è un bel perché libro. Perché tu sei un finto cinico, sei un finto duro, e poi invece sei in un pezzo e pane, poi sei romantico, e poi sei bello, sei buono. Lo vedi, lo vedi? Sì. Tu sei romantico. Vabbè, no, dici, però. Non la facciamo. Qualunque cosa dico, attacchi con... Deformazione. Mi seggo? Sì, seggo. Dai! Seggo, seggo, se... no. Se seduto Pomonolis, se seduto Pomonolis, se seduto Pomonolis, se seduto Pomonolis, se seduto Pomonolis. Eccoci qua. No, no, non sono cinico io. Finto. Sono romano. Il cinismo è come il colesterolo, cioè quello buono e quello cattivo. Però romano, ma con genitori, papà milanese. Papà milanese, poi... mamma di Salerno. Nonno di Trani. Nonno di e Trani. Forse avi aspetta, albanesi? No, rumeni. No, rumeni. Che mondo c'è dietro di te? No, effettivamente... È una famiglia mescolata, insomma. Sono tante cose. Io mi ricordo, ad esempio, nonno mio, nonno barese di Trani. In realtà, quando ero piccolo, lui si divertiva a raccontarmi le favole del terrore. Spaventava. Gli piaceva. Dovevano spaventarmi, ma in realtà lui parlava solo il dialetto. Per cui io non capivo quello che diceva, ma per farlo contento tendevo a spaurirmi quando lui cambiava tono. Lui mi teneva sulle gambe e faceva... Attruese! E io, poi cosa fosse attruese non lo so. Mentre, no, però, guardate che è difficile crescere così. Mentre nonna Lina, che era la mamma di mio papà, era una signora di Milano, Aquilina Bertelli, detta nonna Lina. Grossa, era gigantesca. Mentre nonno Carlo era piccolo, infatti io... Già da piccolo mi domandavo come facessero, però vabbè. E nonna, già che non poteva raggiungermi, ero un po' discolo, quando mi sgridava, mi faceva, mi sputava. Nonna, sì. Perché parlava... Ma con amore, eh. Con amore. Ma chi? Te lo dice, ma chi? Paul, no, davvero. Sì. Ma roba da marco.
trascurava. Però come te li ricordi, questi nomi? Certo. Come sono rimasti poi scolpiti nella mente, ma nel te cuore. Li ricordi per forza. E te credo. Chi te ma loro chi hanno te fatto in tempo lingua? A vederti... Poi in tutto, insomma, vederti nel massimo del tuo successo, perché tu sei... Eh no, sono morti, sono nonni, quelli prima o poi... Ho capito, non hanno visto niente, ho capito. No, non hanno visto niente, no, non hanno visto niente, no. Io ho visto loro che morivano invece. Peccato. Perché i miei genitori mi hanno sempre portato da loro quando stavano per morire, quindi ho avuto questo rapporto sereno con col fatto che prima o poi, insomma, si muore. Pure tu, eh? Io sto cercando di smettere, veramente. Stai cercando di smettere. E così ero, questo qui, la foto quando ero microscopico. Poi ne vediamo e poi ne parliamo. Adesso però ti faccio vedere quello che i nonni, ahimè, posso dire, ahimè, non sono riusciti a vedere della tua carriera. Ah, prego. Splendida. Abbiamo una sorpresa in apertura che è una cosa... That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back. Sono 22 anni che non ci vediamo. Noi abbiamo vissuto 6 anni intensissimi con Juan. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks. Scavicchi. Ma non apra. Stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps... Fai vedere, fai vedere. La signora della domenica quando mette il collirio. A poet, a pawn and a king. Io sta puntata me la guarderei, non posso, devo farla. And I know one thing. That's why. Tanta roba, tanta roba, sì, sì. In Rai ho lavorato tanto. Se poi, come dici tu, e forse è proprio la parte più bella tua, perché tu dici, sono diventato conduttore, faccio questo lavoro meraviglioso per caso, perché tu hai accompagnato un tuo amico, hanno visto te, ti hanno fatto, poi dici, ma perché facciamo il provino? Non ci avevi una lira, ti hanno detto, noi ti diamo 1 milione al mese, se non sbaglio. No, 1 milione tutto l'anno. No, era 1 milione al mese. Al mese, sì, è vero, fai 12 milioni. Amore, ma so più io. Scusa, di... mi sono scordato. Ma io sono raffreddato, sa. Ti vedo con gli occhietti un po'. Anch'io. Pure te? Sì, senti che sto un po'. Faccio il pusher di fazzoletti di carta, ne vuoi uno? Sì, grazie. Sì. Anche perché. Benvenuti in corsia. No, dai. 1 milione al mese, hai accompagnato un amico, hanno preso te, hai cominciato con la televisione, con la TV dei ragazzi. 1 milione al mese per 12 mesi, perché il contratto era di un anno, ecco un perché anno, sì. Ti ricordavi. 3-2-1 contatto game si chiamava la trasmissione. Te. Ce l'ho. Quella lì? Credo di sì. Beh, per forza, le Ma che credo rai. Proprio di sì. La prima volta risale al 1980. Era un ragazzo di... No, chi? Periferia. Chi? Tu eri un ragazzo di... De Roma, che... Ah, di quanti anni? Nell'80 avevo 19 anni. Un bambino. Madonna, mi fa tenerezza pure a me. 19 anni, amore. 19 anni. Eri piccolo. E io non volevo andare. E papà ti ha detto te pio... Papà mi ha detto, se non vai te pio a carci in culo, a due, finché diventano disperi. Era una... E papà l'ha vista giusta. Papà sì. Poi parleremo di Silvio. Parleremo di Silvio. Siamo il programma 3-2-1 contatto. Oggi mercoledì 4 marzo, mercoledì delle ceneri. Comunque noi proseguiamo il nostro ciclo di trasmissioni, ragazzi, infatti siamo giunti al 187esimo numero di trasmissioni. Atomo, elettrone, pace, oggi Capitan Futuro deve combattere contro dei mostri particolarissimi che assomigliano un pochino alle scimmie. Era quello era, ma roba da matti. Bello, però. Ero con Sandro Fedele e Marina Morra, le prime due persone con cui ho lavorato. Ma eri emozionato a vederti? No.
No. Cioè, quel sano distacco che hai anche oggi, perché ho visto prima, io ero dietro le quinte, tu parli con tutti, cioè l'emozione c'è ancora, c'era allora, c'è adesso, cioè come ma te lo vivi? L'emozione ce l'abbiamo tutti dentro, l'importante è in che cosa la trasformi. Io la trasformo personalmente, credo, in una sorta di allegria un po' euforica, nel senso che mi piace provare delle emozioni. Essere emozionato non vuol dire aver paura, vuol dire magari essere concentrati, e se fai uno spettacolo la concentrazione sta nel, essendo uno spettacolo di leggero, di disimpegno, eccetera, trasformarlo in tutta quell'energia che provi a regalare agli altri, sia quando sei dietro le quinte che quando sei in scena, insomma, si sta in compagnia, no? È un momento di convivialità. Beh, però, questo. Sì, assolutamente. Ma allora abbiamo visto la prima volta, la tua prima volta televisiva. Certo, l'altra non te la faccio vedere. No, a quanti anni l'altra? Eh? A quanti anni l'altra? Perché grida? Vabbè, già che ci siamo. No, non me lo ricordo. No? A quanti anni l'altra non me lo ricordo, però ricordo... Perché ridi? Però ricordo, come credo molte volte, la fugacità del tutto. Così, molto... Dopo che hai aspettato quasi 8 anni, quando fai... Oh, liberi! Ma quanti anni avevi? Non lo ricordo, io ricordo solamente la prima zizzetta che ho toccato. Ero ragazzino. 3 anni ci hai campato. Ma pure di più, mi sa. Anche di più, sì. Erano anni difficili, non è come oggi, dove è tutto più facile l'accesso a quel territorio ormonale. Ma tu allora piacevi alle ragazze? Loro piacevano a me, adesso io non lo so se io piacessi a loro. Però insomma, poi prima o poi una c'è cascata. Dai, che piacevi, sì. Sì. Abbiamo parlato allora del papà di Silvio, papà Silvio, che quando tu eri indeciso se decidere di fare questo programma, che abbiamo visto adesso l'immagine, ti ha detto io ti prendo a calcio. Mi invitò a farlo. Ti invitò elegantemente. A farlo. Hai fatto bene, adesso io ti faccio proprio vedere delle immagini dei tuoi genitori. Dei miei genitori? Sì, l'infanzia tua. Andiamo indietro nel tempo. Mamma che non mi ha mai nascosto i suoi malumori per quello che facevo e il suo entusiasmo per le cose che pensava facessi bene. E ho trovato invece un padre che è sempre stato un cinico positivo nei confronti della vita e mi ha dato un grande senso dell'ironia. Carino però. Sì, ma come no? Scusa, ma dove le hai trovate queste foto? Le abbiamo trovate, sono settimane che lavoriamo per cercare coi miei... Ma è Domenica Inno e la scia qua? No, è un po' di scia c'è, guarda, perché c'è stato una grande lavoro e grande ricerca su di te, perché tu sei uno poi che insomma ci tiene molto alla propria privacy, non sì. Sei? Però nel libro hai scritto tanto. Sì, perché ci tengo alla privacy quanto ci tengo a non essere ipocrita, quindi quello che penso è quello che dico. Perché hai deciso di scrivere il libro? Perché ho indeciso? Perché parlavo da solo, che è la ragione per cui il libro si intitola in questo modo, nel senso che io molto spesso parlavo con me stesso, nel senso non c'era nessuno, e parlavo e dicevo delle cose. Poi, pensando che potesse essere scambiata per una patologia, mi sono messo a scrivere e sono venute fuori degli scritti che sono stati visti da delle persone che hanno detto: ma perché non proviamo a farci un libro? Infatti ogni capitolo ha una prima parte in corsivo, che è quello che ho scritto io, e l'altro è quello che ho detto io come arricchimento di quella prima parte, molto più breve, molto più circoscritta. Di tante cose, si parla di politica, di religione, di tecnologia, di consumi, di mercato, di ambiente, di famiglia, di figli, di amore, di sesso, tutto. Di sogni. Ogni capitolo ha una traiettoria particolare. I tuoi pensieri, no? Sono i miei pensieri, sì, di un uomo di 59 anni che ha
vissuto una vita come l'ha vissuta chiunque, e questa vita ha avuto determinati impatti su di lui, e questi impatti sono quelli che puoi trovare nel libro se lo leggi. È un bel libro, credimi. È un bellissimo libro. Sono contento anche di averlo fatto, perché avrei voluto tanto leggere, se fossi stato oggi, avrei potuto leggere un libro scritto da mio padre io. E papà non lo ha scritto, chiaramente, io l'ho scritto, e questo vorrei che andasse ai miei figli, perché vorrei che coltivassero i loro sogni ma schivassero le illusioni, che è una cosa un po' particolare. I sogni è roba nostra, le illusioni ci vengono iniettate da altri e bisogna prenderle con molta cautela. Tutto qua. E a volte bisogna distinguere, no? E a volte bisogna proprio distinguere le illusioni, certo, certo, che ti vengono date dagli altri. E i genitori... Vieni. Io non te sento, appunto, perché ho tutto il muco. Oh, che, Maria, che è il raffreddore, mi tappa. Ma non hai un po' da spruzzare? Ho spruzzato. No, dai, su. Ho spruzzato, cioè, ma che stanno sempre a ridere ogni cosa che no, dico? No, perché qui ridono, fai ridere. Sì. Pure con pensa quando moro qui. Tutti, Allora, ho spruzzato il coso nel naso, ma ha finito l'effetto. Vediamo se troviamo un altro spruzzino. Dipende che c'è dentro. Che ci può essere perché dentro, magari Paolo? Per far vedere che la trasmissione funziona, come è giusto che funzioni. Piade uno spruzzino, però che ne so che ci ha messo dentro, capito? E che vuoi che ci metto dentro? Metti il diserbante, che faccio? Ma no, pensavo rinazzina, queste cose banali. Sì. Adesso abbiamo fatto anche pubblicità a un farmaco, però non volevo che fatta qualcuno di nascosto. Ah, prendi i soldi dalla rinazzina, no, tu! No, spargere questa voce! Ma guardate, mercato occulto. Fuori. Voglio un attimo, vorrei che tu mi parlassi, perché nel libro ne parli e c'è anche delle cose molto belle di Silvio, di tuo papà. Sì. Tuo papà, che se n'è andato proprio... 17 poco, anni fa. Poco prima che nascesse Silvia. Poco prima che nascesse Silvia, sì, la nostra primogenita del mio secondo matrimonio, quello con Sonia. Poi ne parleremo, ma mi ha molto colpito perché c'è un passaggio dove papà, quando stava già molto male, ti dice: ricordati che quando nasce la bambina devi portare un mazzo di rose bianche da parte mia. Sì, sì, questa è una cosa che mi ha molto colpito, questa, quando accadde, perché, come avrai letto nel libro, io sono agnostico, nel senso che non credo. Mi dispiace che sta puntata poi andate dal Papa, ma io io ho difficoltà di gestione col Vaticano. Detto questo, accadono libertà. Delle cose però attorno a noi, o quantomeno sono accadute. Questa è incredibile per come l'ho letta io stanotte. Mi ha colpito particolarmente perché attorno a noi c'è dell'impalpabile, poi che qualcuno lo abbia, abbia deciso di gestirlo e trasformarlo in una questione trasversale, un altro conto, ma c'è dell'impalpabile attorno a noi. Mio papà mi disse questo, papà stava male, era all'ospedale, e mi disse: guarda, quando nascerà la bambina, sapevamo che era una bambina, mi raccomando, se io non posso, porta a Sonia un mazzo di rose bianche. Va bene. Poi papà è morto, è nata Silvia con alcune cose che devono essere fatte per lei particolarmente importanti, perché Silvia ha avuto alcune problematiche prima, e chi si è ricordato di queste rose bianche, onestamente, con tutte quelle cose che c'erano da fare. Quando è venuta invece, quando è venuto maggio, sul nostro terrazzo a casa, noi abbiamo un invaso con un cespuglione di rose rosse, sono fiorite tutte bianche. Ho chiesto al giardiniere se questa cosa fosse possibile, dice che è impossibile. E infatti la volta successiva hanno tornato a fiorire rosse, ma quella volta fiorirono tutte bianche. Una cosa pazzesca questa qua. Mi ha molto colpito. Anche a me. Sarà particolare, molto particolare. E che ne so io adesso, non lo so dove... Non lo so dove andiamo, che ne so che facciamo. Però è molto... Ma manco voglio saperlo, perché metti che non mi piace, poi che famo? Secondo te dove andiamo? Secondo te? Ma sei diventato sordo con l'età. No, perché sei come Arbore, che parlo e non mi sente. Questo è un complimento. No, sì. Come il mio adorato Renzo, che saluto. Perché è morto? No, fatto così. No, perché avevo detto praticamente che è sordo e pensavo magari si offende e gli mando un bacio. Tu un po' sordo sei? Non sono sordo. Sei tutto tappo. Tappato. Brava. Datemene uno spruzzino che glielo... E dategli uno spruzzino. E dategli uno spruzzino.
Pepe. Ma dove hai preso freddo? Un po' dappertutto, nel senso che ultimamente, oltre a registrare le puntate, dal 6 di gennaio parte avanti un altro nel preserale, mi si sono sposati due figli, sia, sia il maschio che la femmina. Che adesso tra un po' vedo. Si sposano tutti. Ma hai preso freddo in aereo allora? Dappertutto, nel senso che la femmina ha avuto l'idea di sposarsi sulle Catskill Mountains. Sulle? Sei sorda? No, capito Cats? Cats? Sì, ma non ti esaltare, Cats nel senso di gatto. È gatto, È gatto, Cats. Sì, Cats. Tu non sei andata a vedere il musical perché pensavi che era una cosa zozza. Ma no, sono gatti, Cats. Sono gatti. Quelle sono le Catskill Mountains negli Stati Uniti, a nord dello stato di New York. Lei si è sposata lì e c'era un freddo pecorino, come soliti dire, di Roma. E per cui anche lì ho preso freddo. Io sono tanto delicato. E sei appena tornato allora. Esatto, sono appena tornato. Sai che c'hai anche gli occhi lucidi. Lo so. Non so se è perché ti commuovi. No, è la febbre. È la febbre. Ah, non perché mi guardi. No, perché tesoro, mi è guardi la febbre. Languido però, Paolo. Eh? Mi guardi languido! No, sei sordo allora. Io ti guardo. No, io ti guardo. Mi guardi in un certo modo oggi, non so perché. Ma c'hai la febbre? Penso di sì. Sì, c'hai la febbre. C'ho la febbre. Amore, ma tu pensi che ti guardo così? Sì. No, effettivamente? No. O vorresti che ti guardassi così? Mi piacerebbe. Seria. E facciamola, ma dovevamo fare intervista seria. Ho capito. Perché parlavo da sola. Ma tu ti appassioni a me? Mi sento un certo calore in questo momento. Come vedi come fa? Però, ragazzi, faccio così. Mandiamo questo bel filmato. Questa è Domenica In By Night. Questa è mia figlia. Eccola, sì, il giorno del matrimonio. Tu sei padre, cioè due ragazzi che vivono a New York e li vedi pochissimo. E quando li vedi? Sì, questa è la zavorra mia, francamente esistenziale, nel senso che purtroppo i due bambini vivono negli Stati Uniti e non ho modo e maniera per poterli frequentare come vorrei, come padre. Anche perché poi crescono in una cultura completamente differente, diversi. Quindi le poche volte che li incontri devi cercare di capire cosa sono diventati in quel mondo per poterci stare insieme. Mi manca un po' la cosa perché mi mancano davvero, quindi mi riesce difficile anche parlarne. E sto cercando di far buon viso a cattivo gioco. Devo dire che lei li sta crescendo bene, la mamma, e quando posso vado e quando lei è di buone intenzioni me li manda. Spero quest'estate, abbiato tra le donne, di poter avere Stefano, il maschietto, con me. Poi il maschietto Martina. C'ha 11 anni, è una bella stanga. 11 anni. Esatto, e anche Martina, e quindi di potermeli spupazzare un po' come vorrei proprio. Te lo meriti. Era bello questo momento qua. Sì, un po' di tempo fa. Era molto tempo fa, i bambini erano ancora piccoli, certo. Ancora non erano nati gli altri e avevi un po' questa malinconia mentre che cercavi di nascondere molto bene, però ce l'avevi. Perché li vedevi poco, certo. Capisce? Oltreoceano, cosa ti certo. ha fatto anche soffrire molto. Soffrire, era stata una difficoltà di gestione, nel senso che poi quando accadono queste cose ognuno deve far conto di aver avuto, gioco forza, delle responsabilità in quello che è accaduto. Io ho avuto le mie, lei ha avuto le sue e comunque indipendentemente da chi possa aver avuto le responsabilità, il dato di fatto è che questi bambini stavano dall'altra parte. Io ero molto giovane, il primo figlio lo ebbi che avevo 23 anni e quindi ero anche nella difficoltà di gestire l'importanza dell'essere padre e dell'essere marito, cioè a quell'età tendenzialmente dici più io che noi. Sì. Quindi dicendo io poi le cose diventano difficili da portare avanti. Loro sono andati via, lei li ha portati giustamente negli Stati Uniti insieme a lei e è diventato tutto più complicato. Poi fortunatamente ho potuto incontrare chi mi ha potuto dare per tre volte la medesima gigantesca gioia. Tra poco, peraltro, già che sono andati in viaggio di nozze, tutti e due,
Perché i due grandi si sono sposati a distanza di poche settimane, no? L'uno sì, dall'altro. Di 5 settimane. Un'ammazzata è stata a per fare cui... Diventerai anche nonno. Divento nonno, presumo, adesso dovrebbero stare a fare tantissimo all'amore, quindi teoricamente... Ma stanno insieme da 15 anni, no? Tuo figlio si è sposato dopo... Ho capito, però finora non è successo niente, te lo fai io. Sì, ma dico, dopo 15 anni, adesso... No, no, mio figlio gli è da giusta. Ancora? No, nel senso... Solito... Vabbè, sì, poi appena sposato... Non intendevo quello, Paolo. Che intendevi? Intendevo quello. E certo, per cui dovrei diventare nonno. Anche. Probabilmente divento nonno. Insomma, poi nel tempo hai recuperato il rapporto con loro. Anche ma c'è, ma è un bellissimo rapporto che loro hanno, soprattutto con i fratelli poi, con Silvia, con Davide, con Adele, hanno un bellissimo rapporto tutti e cinque i figli. Cinque figli. Vabbè, io mi sono divertito 5 volte, non è che ho fatto sta cosa. Ah, più che altro sono le madri. Sempre? Sono subito incinta? Sai che in questo è pazzesco, certe volte mi metto pure paura. Io ti sto guardando intensamente. No, non io vorrei che all'improvviso... Ho superato l'età. Ma non te crede? Io vedo che oggi mi guardi in un modo... Vedrai che fra un mese fatte il controllo. Sì. Allora, grande successo e per ben 2 volte... Tu sei direttore artistico del Festival di Sanremo. Nel 2005 e nel 2009, sì. Vediamo alcune immagini con degli ospiti pazzeschi. Benvenuti in diretta alla 55esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Antonella Clerici. Why? Why do you have this this habitude? I know that you like to sing. No way! No, ah, cantare no, 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 sing boy no fa, no. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic. Mai. Do that again. Più. Non farlo mai più. It's a new dawn. It's a... Vai, okay. Volare, Ti sei molto divertito, Sì. Volevo che la gente si divertisse, sia quella che stava guardando il festival, sia quella che sarebbe salita sul palcoscenico per condividere quelle 5 serate. Il divertimento nel momento in cui fai una cosa festosa, insomma, il Festival della Canzone. Beh, che è un successo strepitoso. Ma sì, ma è andato benissimo, sì, fu un festival pazzesco. Nel quale cambiamo tantissime cose, insomma, era bello a vedersi d'immagine ed era divertente di contenuti, intenso, insomma, è stata una bella emozione migliorata nel 2009. Lo rifaresti? Lo rifaresti? Ma non sento. No, nel senso che io credo Dai, che... Bella esperienza. È stata una Facciamo un grande in bocca al lupo ad Amadeus. Ma come no? Però sono contento dire, che lo faccia Amedeo. Anch'io, molto. Amedeo se lo merita, sì. E poi voglio salutare Antonella Clerici che abbiamo... Ma come no? Visto adesso Antonella doveva essere qua, ma dobbiamo dare la linea... Al Papa e abbiamo... Ubi Maior Minor Cesar. No, noi siamo molto felici di dare la linea al Papa per il presepe, ovviamente. Però alcuni ospiti... Per il presepe? Sì, perché lui va ad accendere il presepe a Greccio. Conosci il posto? Sì, dove il Papa va a accendere il presepe. Sì, bravo. Sì. Ecco. Vogliamo parlare di Sanremo? Certo. Tra tutti questi ospiti, qual è stato quello più difficile, quello più meno difficile? Ricettivo, il più ostico? Hugh Grant, perché se la tira un po' lui. Hugh Grant si è tirata tanto, sì. Noi siamo andati lì a spiegargli quello che avremmo voluto fare, faceva no. Al sesto no ho fatto, guardate, name se ne va. Ce ne siamo andati, ha detto adesso faccio io, non gli diciamo niente, quello che succede. Gli ho fatto allestire questo tavolino dove sopra ci ho messo del tè, un bricco di tè, e l'ho fatto entrare, mi ha messo Hugh Grant. Lui è entrato, si è seduto e io ho improvvisato una situazione
di English Lesson Number One. Hai fatto finta non saperlo. Fatto finta. Invece tu lo parli correttamente. Ma che sta scherzando? Sì, dai. No, sì, sì, è ovvio. Insomma, vabbè, mi sono messo lì e gli ho cercato di fare delle domande che lui non si aspettava. Ad esempio, gli ho chiesto stentatamente: Why when you drink the tea in England, you have always, because it's the English lesson number one, the cat is on the table. Why quando bevete mettete il gatto sul tavolo? Perché in Italy, if I'm drinking the tea and the cat, carcia il gatto, no? E lui era rimasto. Lui te guarda e dice, questo è pazzo. Ha detto, sì, questo è pazzo. Sì, sì, sì. Mi sono divertito tantissimo. Con quella tua bella faccia di tolla, come si vuol dire. L'hai spiazzato. Sì, ma il peggio doveva ancora venire. Perché poi è scesa Antonella e ha cantato She. A lui non ha beccato una nota a pagarla oro. Antonella. E lui. Forse sarà stata emozionata, o forse è proprio una campana. Ma le voglio talmente bene che le concedo anche di stonare quella. Non ha beccato una nota, è entrata, ha fatto. E lui ha detto: dopo questo qua davanti che mi chiede del gatto, entra questa che canta in quella maniera. Credo abbia cominciato a drogarsi. Avrà detto, dove sono capitato? Esatto. Mentre il più gagliardo è stato senza dubbio, in quell'edizione del 2005, sicuramente il più gagliardo è stato Will Smith. Con Will Smith ci siamo divertiti molto tantissimo, simpatico. Siamo molto divertiti con la storia del rap, insomma è stato carino, ma è stato carino anche... E Tyson, perché lì ci sono state pure polemiche, Tyson, no? Tyson aveva commesso, secondo la giustizia americana, un crimine, sì, che poi si è rivelato ultimamente a non essere stato tale, e ha scontato una pena. Per me chi ha scontato una pena, basta, insomma, certo. Voglio dire, Tyson era impressionante perché è veramente gigantesco, ha un collo largo così, delle mani enormi e ha la voce così. Ma veramente? Se tu senti un attimo nel pezzetto che avete mandato... Rimandiamo quel filmato di Sanremo che presto, mi piace. Presto. Così vedo il tavolo di Hugh Grant, perché mi è... Sì. E poi voglio vedere le mani che... No, c'ha delle mani enormi, ma è grosso, cioè, te da un cazzotto, stai in coma per 6 anni. Beh, ma tu sei stato al tuo posto con lui, ma no? Ma che io ero terrorizzato dall'idea che gli partisse l'embolo. Te mangiava l'orecchia, ma un certo come punto, quello lì. Sì, sì, a un certo punto mi ha fatto... No, sembra no. Dai, no. Vediamo. Chi siete voi? Mai. No, è l'altro. Non parlo Tyson. Mai più. Mo arriva. Bravissimo lui. Eccolo. Pare Laurenti. Capito? È una creatura. Ma guarda la risata che ha, no? Ha la voce di un bimbo. Bimbo. È la possanza di un titano. Però vedi, poi questi programmi ti danno la possibilità anche di fare degli incontri incredibili. Ma certo, è vero. Certo, perché certo. Poi Sanremo è sempre Sanremo, diciamo la verità. Sì. Qui c'ho Bonolis, capito? Che ti stiamo a dire adesso? No, che mi piacerebbe avere un Grant pure qua. Ah, beh, certo, meglio di me sarà, almeno non è raffreddato. No, tu sei unico, però insomma queste star internazionali. Certo. Ma è un tema, perché... Sanremo vengono tutti, questa è la verità. Sì, a chiamarli però. Come chiamarli? Cioè, se non li chiami non vengono. E se non li paghi anche. Se non li paghi anche, forse è più pagarli che chiamati. Taluni vengono anche con entusiasmo. Sì, sì, sì. Talaltri vengono con un differente tipo di entusiasmo. Che è economico, vabbè, ma certo. Hai citato prima quando cantava Cassius Clay, hai detto sembra... No, quello era Mike Tyson. Cassius Clay magari, però dopo una seduta spiritica. È un lapsus, adoravo. Lo dovevo evocare, Cassius! Magari Cassius Clay. Io non lo so se forse era ancora vivo quando è stato Sanremo. No, credo fosse. Forse... Non me lo ricordo. Io so che è stata una delle cose che mi ha fatto più piangere, emozionare in assoluto quando è salito col Parkinson ad accendere la torcia a Los Angeles. Mamma mia, che meraviglia! Che meraviglia! Che grande, che uomo fantastico! Che grande uomo! Luca Laurenti, l'amico di una vita, per cui abbiamo voluto dedicare un filmato anche a voi due. Ecco.
tu chi sei? Chi so io? Io chi sono? Io sono il direttore artistico! Il Parcarolo va controcorrente. Ma che fa? Canta! Ma a Sanremo! Perché non si può? Tanto per cantare, tanto per sognare. Lei ha proprio questa voce quando parla? No, ma la sera mi schiatta un'altra voce che viene alle 9:40 a me. Che fa? E sto scherzando, Paolo. È un danno nella mia esistenza. Tanto per sognare, tanto per cantare, tanto per sognare. Ma quanto ti... quanto ti diverti con lui? Molto, molto. Luca ormai è una, è una sorta di fratello per me, nel vero senso della parola. Sono 32 anni che siamo insieme. E la bellezza di stare con Luca è che, come me, è una persona che non si prende sul serio, prende sul serio ciò che è necessario prendere sul serio, ma è finita lì. Ci divertiamo molto insieme, anche perché lui è altrove. Nel senso che Luca vive una dimensione tutta sua, quello che noi riconosciamo come circostante, lui lo riconosce come un'altra cosa, e quindi questa sua profonda diversità da tutti quanti noi, per me è meravigliosa. Tutto ciò che è diverso è affascinante. Assolutamente la, sì. È la cosa che più abbiamo in comune tutti noi, l'unica cosa che abbiamo in comune tutti noi è la diversità. E la sua è incredibile. E con lui è come ogni volta attraversare un confine di fantasia bellissimo. Poi c'ha sta voce, ragazzi, quando canta una voce meravigliosa, ma poi parla come un citofono. Ma la prima volta parla come un citofono, la prima volta che vi siete incontrati, tu l'avevi visto, era venuto a fare un provino, una trasmissione che si sarebbe chiamata Urca, sì. E lui arriva e dice vabbè, allora suona, come può essere adesso, da Stefano, sì. E lui dice no, io ho il mio, la mia pianola, la no? Mia pianola. Ho tutta roba mia, vai in macchina, arriva. Però devi capire che, a parte questo episodio che ho raccontato già alcune volte, dico, ma la cosa che ti colpì, che ci colpì, è che noi eravamo lì a fare i provini per le persone che avrebbero cantato. Il maestro ha una bellissima voce, tanti che sono venuti hanno cantato e cantano bene. Lui entrò, avanti un altro, cioè, è entrato, lui fa, buonasera. Tu capisci che... chi deve cantare, uno rimane un po' di... però non puoi offendere uno che... No. Capito? Vabbè, quindi c'è stata tutta questa cosa, e poi si è messo a cantare, e mi ha detto, vabbè, canti, cosa deve cantare? Canterei Overjoyed. Overjoyed è un pezzo di Stevie Wonder, sì, difficilissimo. Difficilissimo. Se non sbaglio, maestro, riesce? Sì. Over time I will build in the castles of love. Un pezzo bellissimo. Just for two. E poi è andato là. Do you never... Beh, bellissimo, no. E lui? E lui l'ha cantata benissimo questa. Che è? Che è successo? Che è? vedi, se non parli riattacca. Io riattacco, Non parli. Te lo dico. Cioè, parla di qualcosa. Questo se, appena c'è il buco c'è in fila. E basta, l'abbiamo capito. Beh, era questa. Non finisce più. Giusto appunto. Lui cantò così bene. Overjoyed, e poi. Hai detto non è lui. Chi? No, hai pensato, tutti... non è lui! Lo stavo per dire! Ma... tutti a cercare di vedere se avesse messo un CD, cosa. Invece era lui, poi va... ho finito. Tu capisci che di fronte a questo orizzonte che mi si schiudeva di possibilità innanzi, l'ho preso subito un e poi... Un colpo di fulmine. Ma pure de culo, se te devo dire la verità, perché... Perché è difficile trovare un compagno così fantastico, così improbabile. Lui garantisce alle cose che facciamo sempre quella immensa dose di imprevedibilità e di improbabilità
che rende lo spettacolo, secondo me, e con tu, la giusta spezia. E tu ci vai a nozze. Ma che stai scherzando? Perché proprio sì, sì, ti diverti, si tantissimo. Vede, improvvisate tantissimo. Quasi siete tutto. Una coppia, coppia formidabile, siete sì, una coppia tanto, formidabile. Molto bene insieme. Allora... Stefano, Bonolis voleva sentire ancora un pezzettino. You to believe I'm not true, all within you. This is my dream, gonna love and I see. And if you believe it, I try. Oh, you be mine, overjoyed. Basta, basta, basta. Video messaggio. No, meno male che... video. Meno male che non ho citato Bohemian Rhapsody perché dura 7 minuti. Però l'hai conosciuto, sì, Freddie Mercury. Sì, sì, ho avuto il piacere di conoscerlo. E siete andati a cena insieme, vero? No, io ero a cena, lui è venuto a sedersi al tavolo 5 minuti e poi basta, insomma. Beh no, c'è stata una bella conversazione. Vabbè, lui voleva... Poi voleva continuare la serata e tu hai detto... E a me non mi piace. Cioè, nel senso che ho un'altra natura io e basta, tutto qua. Beh, ma qua. Nella vita bisogna provare tutto. E provaci te, io. Perché... Poi Freddie Mercury. Ho capito. Ma qui stiamo a parlare, ma sono quasi morti tutti quelli che stanno a parlare. Amaretta, ci stiamo avvicinando. Allora, ne avevo altri, non li cito. Vediamo vedi. Questo video messaggio per te. Chi è? Paolo Bonolis è un artista nel vero senso della parola. Ricordo la nostra collaborazione a Canale 5, ricordo Charles Darwin, che lui capì immediatamente, collaborò alla costruzione del programma, che non mi ricordo di chi era di partenza, e forse anche suo, e lo fece benissimo, e a distanza di tanti anni Charles Darwin è ancora un successo. Occhio a Bonolis, perché è proprio bravo. Molto, molto carino Maurizio, molto. Ma poi è divertente. Intelligente. Ha un'intelligenza... E ironico. Un'intelligenza sopraffina e con lui ci si diverte molto. Molto, io le poche volte che ho trascorso un po' di tempo con lui mi sono divertito molto. E lui ti stima, una stima immensa. Meno male. Vedo che il raffreddore peggiora. Accelera un po' perché magari tra un po' ti scoppia un febbrone. Allora, tu prima hai detto noi, e la donna che ti ha fatto pensare e cambiare un po' la vita e non Sonia. Pensare soltanto io ma noi, Sonia. Sonia. Eccola qui, ci abbiamo un filmato per te. Ma ricordo. Io voglio ringraziare Sonia Brucanelli, mia moglie. It's a little bit funny. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but... È una cosa mia, grazie. Mia moglie, la mia famiglia. Stiamo bene, ci vogliamo bene, ci difendiamo dalle mille circostanze della vita e tiremmo innanzi, così fa una famiglia, insomma, siamo bene, siamo contenti. Lei poi è donna intelligentissima, adorabile, veloce, caparbia, ottima imprenditrice anche, fa un lavoro con la sua società SDL che molto è brava. Eccellente. Poi certe cose io preferisco, lo so, preferisco farle. Infatti che non, dirle. Vedi che non ti domando nulla, ti lascio andare. Però. Però la nostra canzone sarebbe In My Defense. Stefano. I hope you don't mind, I hope you don't mind. Sta sbagliando. Non è questa. There I put in the world. Vai un po' tu.
A Wonderful Life. Ma non è questa, quella, ma quella non è stavo quella. Continuando quella. Non è quella. Io invece credo che la canzone tua sia questa. Quale? La lume te va. Non te prego, non mi fate cantare questa. Vai, vai. Ma vai. Sono stonato. Non sei stonato. Non te prego. Vai, vai. Oh. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Grazie ragazzi, però io l'ho cantata, ti ho dato il microfono e te hai fatto Carmelo bene. Stand by me. Perché io ho mal di gola. Ma c'è mal di gola. Stand by me. Ma che? Ma cosa ha fatto? Non ho preso niente. No. Non ho preso niente. Insisti che prima o poi una nota la becchi. Spara random. Faccio come Antonella. Esatto. Vediamo un filmato meraviglioso, la tua bellissima famiglia. Ancora? Amore della zia. Non l'abbiamo ancora vista tutta. Amore di zia. Ma quanti soldi? Ma... Cinque. Appunto, come tutta, l'abbiamo vista. Cinque. Ce n'è ancora altre, sì, non sapevo. Stai buona, zia, guarda un po'. Dai. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder. Ma niente da dire, sono uno più bello dell'altro. Belli, Uno meglio dell'altro. Te sono venuti bene. Sì. Che bella famiglia. Sì. È una cosa di cui sono orgoglioso. Sì, gli voglio un bene dell'anima a tutti e cinque, uno meglio dell'altro. Belli vederli tutti insieme. Caspita, guarda, molto emozionante, ti posso dire. Sono un po' emozionata. Ah, sei emozionata te? Beh, sì. Sono contento, bene, mi fa piacere. È sempre un sentimento buono. Beh, il senso della famiglia è la cosa. Ah, porca miseria. Tutto il resto. Va difesa tutto con il resto è un circo. Sì. Queste sono le cose importanti. Però è divertente perché noi in famiglia siamo un circo.
Nel senso che sono uno più sfidato dell'altro, ognuno con le sue peculiarità, e ci non prendiamo sul serio. E poi hai i tuoi figli, sono uno diverso dall'altro, poi il maschio ha preso da te, il piccolo ha preso da te per lo sport, sì. Adele è un genio, e no, poi c'è Silvia che è la luce, come la chiami tu. No? Sì, sì, ognuno ha delle peculiarità. Senti, notevoli. Non voglio entrare nel tuo privato più di tanto, perché sono talmente contenta e felice di averti qua, però voglio dire una cosa importante, voglio dire che tutti i proventi di questo libro, guardate, io ho cominciato a leggerlo stanotte e poi alla fine l'ho messo giù alle 3 di notte perché insomma volevo dormire perché la mattina mi sveglio anche molto presto, però veramente è un bellissimo libro, mi piace anche espormi quando ne vale la pena, è un libro da leggere perché è pieno di umanità, è pieno di racconti di vita, ma quello che voglio dirti sono i pensieri di Paolo nel corso di tutti questi anni, anche un Paolo che si scopre, no? Lui che tende sempre a non esporsi troppo e non a scoprirsi, in questo libro invece viene fuori chi sei tu veramente, e veramente è molto bello da grazie. Leggere grazie. E da conoscere. Non mi piace camminare sulle uova, preferisco dire quello che sì. Fai. Però voglio dire una cosa che tu ancora non hai e che non vuoi dire, anzi adesso la diciamo insieme, perché i proventi del tuo libro... Tutti i proventi del tuo libro vanno al esatto, a questa onlus. È un'onlus molto importante alla quale se volete potete collaborare indipendentemente sì. Dall'acquisizione del libro. Su diciamo internet. Tra un po'. Prego, quando vuoi te. Perché prima ho qualcosa per te e poi diciamo tutto, ovviamente. Che è? È un filmato. CERT è un'associazione di volontariato nata nel 1990 da un gruppo di operatori sanitari. Si occupa di dare sostegno al bambino con malattia complessa, quindi sono bambini che hanno un'alta complessità di gestione. Paolo Bonolis l'ho conosciuto professionalmente tanti anni fa, più di 15 anni fa. Il suo impegno per l'associazione è nato dopo poco tempo, quando io ne continuavo a parlare. Il giorno mi chiamo e mi disse: ho deciso di aiutarti. Grazie a lui la spinta dentro di me, ma di tutti i collaboratori del CERT, è sempre più notevole, e anche nel suo rispetto cerchiamo di rendere sempre più efficaci gli interventi che facciamo. È un modo importante quello di aiutare, nel senso che i bambini che aiutiamo, grazie signori. I bambini che aiutiamo, in realtà aiutiamo le famiglie, non solamente i bambini. Certo, i bambini sì. Che aiutiamo sono bambini che hanno delle necessità importanti, tendenzialmente hanno subito danni gravi, insulti gravi, o dalla natura o dagli interventi che hanno dovuto subire, per cui devono essere nutriti artificialmente, respirano artificialmente, evacuano artificialmente. Per poter permettere tutte queste cose che vengono fatte nella maniera corretta, tendenzialmente devono stare in ospedale. Stare in ospedale significa stare lontani da casa, significa che un genitore sta col bambino, l'altro genitore magari sta col resto della famiglia, ci sono molti anni trascorsi così, le famiglie si spaccano. Allora quello che facciamo noi è pagare, istruire degli operatori sanitari specializzati che stanno a casa con la famiglia e col bambino e li aiutano nel fare tutte quelle operazioni sanitarie necessarie. Certo, certo. La famiglia resta unita, il bambino, per quanto viva una situazione complessa a livello sanitario, però almeno sta tra le quattro mura, magari con i fratelli e con i genitori, e quindi questo ci permette di tenere la famiglia compatta. E questo è quello che fa. Per cui vogliamo ridirlo che tutti i proventi di questo libro andranno per questa onlus, e che dire, forse il tuo senso della vita forse è proprio questo, Paolo. Non lo so, credo, noi l'abbiamo fatta questa trasmissione per quattro anni. Molto bella. Il senso della vita, ti ringrazio. Molto. Il claim della trasmissione era: ci sono tanti sensi della vita quanti sono gli attori di questa esistenza, no? Ognuno si confeziona il proprio, quello che reputa più opportuno, certe volte va a comprarlo in giro, certe volte si accorge che dentro di sé può accadere qualcosa che dà un senso a tutto questo nostro darci da fare quotidiano. Ci sono vari sensi, talvolta il senso della vita cambia nel corso della vita stessa, insomma da bambino hai lo stupore, da adulto hai la responsabilità, insomma sono tante cose che cambiano, ma sì, io il senso della vita lo vedo nel sorriso, a me il sorriso piace, quando gli altri sorridono mi dà gioia,
Quando poi sorridono a causa mia la gioia è doppia, quindi viva Dio. Grazie, Paolo. Grazie Paolo, abbiamo grazie finito. È stato molto bello incontrarti. Grazie Mara, grazie, un piacere. Tanto grazie. Siamo raffreddati. Eh sì, esatto. Paolo Bonolis. Vogliamo... Qualcosa mi concede. No, ma non vogliamo finire. Io Jalen, Jalen quando dopo vedi, senti il Papa, sì, io si ma... mette una buona parola per sto raffreddore. Che... Sono 20 giorni che macca l'ora. Perché... Stai caldo, vai sotto. Adesso le vado in pezza. Ti prendi una bella tachipirina. E... La tachipirina? Sì. A casa ho le fettuccine. Che tachipirina. Ma mettimene da grazie, parte. Grazie, è stato un piacere. Arrivederci, signori. Grazie, grazie, grazie a te. Grazie.